Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Fischia, precisione allettante con la chiusura della canzone intro, mettiamola giù così. Allora, dovrebbe funzionare tutto. Potrebbe essere una situazione magica. Benvenuti ragazzi in questa live su Dragon's Dogma 2. Quindi iniziamo. Ciao Oltra, tutto a posto? No? Oh, che cos'è? Oh! La convinzione e la volontà umana è arrivata alla sua più grande potenza. Eh? Robe. Ma che succede? Fischia, ragazzi, mi sa che io non gioco niente. Poso il joypad. Tutto dialoghi. Ciao, belli! Ciao a tutti. Buonasera, Elia, Oltra! Yeye, Mike, Rebby. Ciao Filippo, grazie mille per l'abbonamento, bello. Grazie Filippo. Long e benvenuto. Has our favorite month suffered without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Dragon Throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the council. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. Sì, ma sono appena arrivato. The return of the sovereign.
Ma sono appena arrivato il tempo, no? Ah, non stava parlando di me. Vabbè, ci ho creduto. Che lineamenti maestosi, ma chi è? È un sex symbol. Non lo so. Quello ha miseria. Grazie, zio. Salve, salve. Grazie. Sì, sono tornato da Londra, è stato difficile, però un'accoglienza del genere. Non me l'aspettavo. Posso sedermi? Mi siedo? Grazie, il vinello rosso? Della COP, probabilmente. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Dragon Throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Fischia! Praise be! For only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope. Ma sono appena arrivato! When they end. Long live the sovereign of Vermont! Oh. Arisen. Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. Ma... I ask thee to demonstrate. For naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Ma datemi il tempo! Cioè, ma cosa succede? 5 minuti di gioco! Ma come sito di scavo? Cos'è successo? Ma raga, ma dite qualcosa! Ciao Sabbo! Madonna, Ale è già pieno di responsabilità. Fischia, sono appena arrivato. È tutto un... Ah, ok. Allora, ragazzi. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. No, qua... Scusami, lui ha chiesto quale di voi era, chi era di voi, cioè che, a fare cosa, chi? Puoi scegliere un prigioniero da usare come modello base, oppure scegliendo quello incappucciato potrai personalizzare, fare la personalizzazza da zero. Allora ragazzi, intanto vi dico benvenuti. Ma che luce è, raga, mi fa di un pallidume assurdo. Ti spengo se non la pianti, ti spengo. L'abbasso, raga, la luce. O vi piace vedermi così, luminoso, lussureggiante? Dalle stelle alle stalle in un attimo manco ho bevuto... Ma scusa, infatti, cioè, è svenuto... Allora, si è seduto sul trono, è svenuto e mo' in prigione. Non ho capito. Non ha senso questa cosa. Intanto, messaggi porno da parte dei... Basta, raga. L'ho già detto tante volte. Basta, io sono occupato, sono sposato. Allora... Cosa importante, cosa molto importante. Allora ragazzi, dato benvenuti a tutti i nuovi e anche ai soliti ragazzi delle live che ormai sono un bel gruppone. Allora, volevo dirvi una cosa. Io ho già provato in parte il gioco di gameplay. La storia l'ho skippata tutta, quindi le scene di intermezzo non le conosco. Ho skippato tutto, ma anche il gioco. Perché appena ho creato il personaggio ho iniziato a lanciare due frecce, perché io faccio sempre l'arciere e anche oggi farò l'arciere. Però per dirvi ragazzi, purtroppo troppa attesa. Allora, un conto, so che è brutto fare dei paragoni di questo tipo, però un conto è stato aspettare tantissimo Baldur's Gate 3 e trovarsi poi quello che si aspettava, quello che ci si aspettava.
E un conto è stato aspettare tantissimo Dragon's Dogma 2. E boh, ragazzi, a me, boh, per ora non mi ha detto nulla. Oggi con voi in questa prova tenterò di andare un po' più avanti e vedere un attimo come funziona. Ciao Nibielz, ciao Barbara, ciao Benz, il ramen che ti succhierai. Posso dire solo questo? Allora, puoi scegliere un prigioniero, ok. Io andrei dall'incappucciato, così almeno possiamo fare. Certo che i volti non sono fatti malissimo, ragazzi, vi dico la verità. Cioè, poteva andare meglio, però. E però capite che quello che intendo io è... Lo so che non devo paragonare dei videogiochi a Baldur's Gate 3, perché sennò sarebbe da strudel. Però quello che dico io è che qua c'è stata dell'attesa che viene ripagata. Non mi ha convinto molto il gameplay che ho fatto. Non mi ha convinto molto il gameplay che ho fatto. Ma ti stai zitto. Però vediamo un po', facciamo la creazione del personaggio. Allora vorrei un personaggio ok. Lo facciamo tranquillissimo, ragazzi. Mentre invece la pedina la facciamo un po'. Posso dire porcellina? No, dai, non sto scherzando. Allora, partiamo benissimo. Mi piace molto questo inizio di live. Allora, direi, scegli un corpo da usare come base. Ma non lo so, qual è la base? Questa? O questa? Cioè, l'altezza media è questa? O questa? Non vorrei fare uno alto 7 metri che poi... Vabbè, penso ci sia un'altezza comunque. Le dicerie di condominio su un bel ragazzo appena arrivato dal Nebraska. Allora, vediamo un attimo. Sì, vorrei fare un po' una faccia da culo. Cioè, non vorrei fare una persona troppo figa. Cioè, potrei fare... Questo è Newt Scamander, praticamente. Pedina waifu. Non lo so, adesso vediamo. La facciamo insieme. Ok. Non lo so. Sono indeciso tra Newt Scamander o... Frodo Baggins. No, vediamoli un po' tutti. Ce n'è un botto. Allora, lo vorrei fare bruttissimo, ma poi mi annoierei subito a vederlo, cioè. Anche se effettivamente potremmo farlo brutto, eh. Non è che devo fare per forza il figaccione immondializzato, cioè. Non deve essere un figo. Ah, c'è anche la vecchiaia? Interessante. La vecchiazza. Anche troppo. Anche tanto. Ok, dai, andiamo su... Io direi di andare su Newt Scamander. Vediamo un attimo quanto può essere personalizzato Newt. No, fallo serio. No, no, lo faccio serio, dai. Facciamolo bene. Facciamo lui. Poi ci sono ovviamente varie tipologie di capigliature, ma credo che poi... Ah no. La tipologia... Figo questo, raga. Ha molto un senso di disprezzo, leggiadria e anche balletto artistico, secondo me. Balletto artistico con le amiche di liceo. Potrebbe essere interessante, però personalizziamolo. Ma chi è che continua a mandarmi messaggi erotici qua? Ma cosa mi invii, Benz? Che cosa hai fatto? Ma perché Benz mi manda i messaggi? Sei nudo, non ho capito. Cosa è successo? Ah, che bello. Vediamo. Ragazzi. C'è Benz che mi guarda in televisione e c'è il gatto che mi guarda. È fantastica questa cosa. C'è il gatto di Benz che mi sta guardando. Con i popcorn. Allora, altezza 1,80. Ci sta. Puoi farlo di 999 anni. No, beh. Teniamo un cretino, per favore. Teniamo un attimo una... Cosa ridete? Cosa ridete ogni volta ad ogni live qua? Non posso dire nulla. Allora, a me non dice nulla, sinceramente. Non penso di prenderlo. Mi avrebbe fatto più gola Rise of the Ronin, ma non ho la play. Ce l'ho Rise of the Ronin, ragazzi.
e stavo pensando giovedì, nella live di giovedì, invece di fare quello. Così avete tutte e due le prospettive. Lo iniziamo insieme? Perché guardarlo in video, i walkthrough, walk TH rogue H, sicuramente è diverso che fare la live insieme. Perché fare la live insieme, si inizia il gioco insieme e si ha più un'idea. Però potrei giovedì, se siete d'accordo, potrebbe essere una bella idea fare Rise of the Ronin. Allora, proviamo a vedere un attimo come è messo. Allora, 180... Io provo a mettere la webcam in una zona del pene, no? Posso... qua, dai. Qua non dovrei dar fastidio a nessuno per adesso. Poi la rimettiamo lì. Shelly ti ascolta dire le parolacce. Scusa, Shelly. Io non... Allora... Io farei un 80, dai, ci sta tantissimo. Lunghezza del tronco. E la miseria, come lunghezza del tronco? Cioè, posso farlo col culo... Ok. Col culo basso. Culo basso is the way. Aspetto muscolatura. Facciamo un ragazzo che comunque sa il fatto suo, anche muscolareggiante. Muscol... scorreggiante. Muscorreggiante. Giovedì Baldur's Gate 3, godo, ho deciso. Fischia, ma è lunghissimo, non ce la farò mai. Allora, definizione, anche perché, cioè, se è un, come posso dire, se è una roba toccata e fuga, potrei anche pensarci, di portarvelo. Culo basso, pacco enorme. Non credo si possa ampliare il pacco, però adesso, dimensioni muscolo trapezio, tipo? Fischia, è un trapezista, ragazzi. Aspetta un po'. 25, dai. Ma non soffermiamoci su sta roba. Voglio soltanto vedere un attimo se... Cioè, a me in realtà andrebbe bene anche così. Perché tanto poi lo vedremo sempre con i vestiti, quindi... Proviamo testa. Dimensioni testa, lunghezza viso, non ce ne frega niente. Parte alta del corpo. Testa, testa base, pelle. La pelle va bene. Fronte, occhi. Ma occhi... Fischia, ma tutto si può personalizzare. Io ero andato con la personalizzazione base, cioè che sceglievi il volto, il corpo e partivi. Invece se vai, tanta roba, ragazzi, guardate. Guardate le tipologie. Quante pettinature ci sono? 57. Ma manco Goku. Ma cos'è? Quasi quasi gli faccio i capelli bianchi, ragazzi. Tipo The Sbreachers. Vediamo. Allora, raga, cercherò di fare il più in fretta possibile perché ovviamente non posso tenere... Oh, raga, però è un bell'uomo, cioè non puoi dire niente. Gli facciamo un po' di barba incolta? Sopra Child va bene. Infoltimento va bene, dai, raga. Stiamo lì a... Beirb, eccola qua. Che uomo incolto. No! Cos'è? Occhi 3. Occhi no. Caspita, è fatto bene l'editor, ragazzi. Veramente sono i baffoni. Sono quasi indeciso se farlo così. Ma anche così è bello, eh. Non sottovalutiamo questo. Questo. No, però sembra un cretino, dai. Cioè, va bene tutto. Questa quale? La super barba ci vuole. Sì, comunque una barbazza irrequieta, secondo me. Dobbiamo fare qualcosa di... Certo che però anche così è fighissimo, eh. Non si può dire niente. Fai un arciere. Ma io ho sempre fatto gli arcieri, sinceramente. Infatti farò arciere perché... Ma perché in queste tipologie di giochi mi è sempre piaciuto l'arciere.
Dai, io farei questa allora a sto punto, visto che avete votato per questa. Però non posso fargli la bianca. Eppure sì. Eppure sì. Oh. Ma dai. Sorry about that. Un attimo. Manco fosse carnevale, raga. Ma che cos'è questo... questo disprezioso sprezio? Ma subito. Ma che ripristina barba, che sembra un Power Ranger. Ragazzi, ha avuto dei problemi. Ha avuto dei problemi. Gli è caduta la candeggina sulla barba. Che... gli vogliamo dire qualcosa? Gli vogliamo dire qualcosa? Io lo lascio così, ragazzi. Mi avete rotto le scatole. Voi sempre con le vostre solite... Vuoi eseguire questa modifica, sì? Oh! Voi e le vostre cose troppo precise, troppo piatte. Invece no, oggi andremo così. Sarà il lupo di Vermund. Come cacchio era il paese? Lo chiameranno il lupo, questo ragazzo. La peluria, le sopracciglia, il trucco agli occhi. Adesso vi faccio vedere una cosa pomposissima, ragazzi. Ora vi faccio vedere una cosa fighissima. Guardate che figo. Aspetta, aspetta, che adesso vi faccio virere. Allora, colori preimpostati, no. Colore primario iride. Madò, raga, ma che ma che precisione c'è nella creazione? Ulla. Sì. Ci siamo? No, troppo. Tipo, ci sta. Non proprio bianchi, ma un po' scuri. Allora, vediamo se mi fanno mettere il trucco. Ombretto o matita? Sarà matita? No, questo però... no, la matita no, allora. L'ombretto sarà. Beh, però anche così ha un suo perché. Fischiel, raga. Cosa cacchio? Cosa ho creato? Lentiggini no, per favore. Anche meno. No. Non ne vogliamo. Cicatrici? Ok, ma dove me l'ha messa sta... ah, in pancia me l'ha messa? Che cicatrici abbiamo, zio? Allora, abbiamo una cicatrice abnorme, tipo così, singola. Potremmo portarla su. Bello. Fischia, ha rovinato proprio. Oh... ok. Mamma mia, va che roba. Perché gli va proprio sul sopra... no, però il sopracciglio si deve vedere, forse. Esagerato. Tipo così. E gliela portiamo ancora. Ma raga, ma la personalizzazione è assurda. Cioè la posizione e la grandezza. Guardate che roba. Cioè, secondo me, se uno si impegna anche a voler creare... adesso andremo a creare la pedina e facciamo magari una donna, così almeno vediamo come sono belli i volti. Però secondo me, ragazzi, qua non finisci più. Io sto correndo, Sto correndo, raga. Non so se siete d'accordo, ma la personalizzazione è una figata assurda, cioè... ma no, che barba è? Sembra un caprone. È fatto apposta, Barbara, è fatto apposta. Però secondo me è figo, cioè, secondo me ci è venuto bene. Anche perché poi sei in un mondo fantasy, dove esistono i draghi. Dove ci sono anche delle razze molto
aggressive, come abbiamo visto che c'era anche una razza comunque con la fattezza, col volto di un leone, quindi ci sta tantissimo secondo me questo personaggio, raga, ci sta un botto. A me ho fatto una creazione veloce e mi è venuto fuori un bel personaggio secondo me. Poi ovvio che ad alcuni di voi può non piacere, è normale, La postura in che senso? Oh cacchio, veramente posso fare... Ok, sì, un po' di più, poi... Quanto muove le braccia? Ma dai. No, più che altro la postura, lo vorrei un po' più in avanti. Ecco, sì, tipo... Guardate, spavaldissimo. Invece no, lo facciamo un po'... Un po' in avanti, perché comunque lui è un po' vichingo, capite? È un po' falegname di... dei mondi fantasy. Tipo, non mi ferma nessuno, io spacco tutto. Perfetto. Rivediamo ancora magari... Forse i capelli. Perché qua non abbiamo fatto la sfumatura. Anche se si vede poco, per carità, però... Cioè io sono riuscito a rimpicciolire, a creare, a muovere, a girare la cicatrice per farla entrare dentro il taglio del sopracciglio. Cioè una roba... E la puoi mettere dove vuoi, in tutto il corpo, Però, sfumatura... Adesso guardiamo la sfumatura dei capelli. Eccola. Ovvio che non farò così, Però se uno non esagera può fargli le punte. Magari, guardate. Ma che roba. Facciamo una 69, dai, così. Però tanto 69 non cambia nulla. Ah no, sì. Così sono completamente bianchi. E non ha senso. Ci sta, raga. Io lo lascio così, non so voi. Andiamo a vedere adesso se poi si dovrà creare anche una pedina. Però è inutile in questo momento che mi metto a fare il personaggio strafigo, se no non ne usciamo più da questa cosa. Allora, corporatura, testa base, creazione dettagliata, classe. Ma io farei arciere come vi ho detto. Mi pare anche... Mi piace. Mi piace anche come messo di armatura. Mago no. Magari facciamo la pedina mago, ragazzi. Voce. Ma... scusatemi, però qua potrebbero chiudermi la live. Che cos'è sta roba? Ok, detto questo... Cosa c'entra? Allora, scusatemi, Scusatemi. Rimaniamo su Cavaliere Affascinante 5. Sentiamo i toni della voce. Ma non ha senso. Non ha senso. Vabbè, andiamo avanti.
Ma perché fa tutto e poi quando ride cioè non ha senso. Ma perché ride così? Che cosa hanno ste persone? Mettiamo questa per favore, perché non c'è... Ok, conferma tutto. Il ragazzo è fighissimo, eh? Età 20. Facciamo cosa facciamo? 20, 28? 28? C'ho 40, ragazzi, perché sento delle affinità. I capelli bianchi ce li ha, non potete dire nulla. Nome e... come lo chiamiamo? Dai, meno problemi, così almeno non stiamo qua a pensarci troppo. È la pedina che avrà un nome figo, dai. Ok. Soprannome... Alex, va che bello! Età, guarda, ok, via. Vuoi procedere con questo personaggio? Sì. Ah, non ce la fa creare la pedina nell'altro drago. Nell'altro Dragon's Dogma ci faceva creare anche la pedina, però. Come mai, ragazzi? Allora, vediamo. Sembra uno schizofrenico. Perché? La risata psicopatica. Che tamarro. 145 anni. Ma perché? 40 anni è una bella età per un uomo. Ma io mi ci trovo bene. Per adesso. Parte la schiena. Mi piace quel tuo sguardo, è stranamente sfrontato per una pedina. Però ragazzi, leggete voi, eh. Io vi do il tempo, state attenti ai dialoghi. Se li leggo io vuol dire che li potete leggere anche voi, ok? Sposto la Sbramcats. La Wadecams. Ok. Via. Yeah. Sì. Direi che possiamo partire. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. Ma non ho capito, ma mi sta... cioè, cosa mi sta dicendo? Mi sta prendendo per i fondelli? È un complinsulto? Sì, sì, l'ho spostata la webcam. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? C'è qualcosa di diverso in te, però, che tu temi il sonno eterno come i mortali. Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Ma perché? Ma chi mi ci ha mandato qua? Oh, zio! Io ero lì che stavo bevendo il vino. Come along, you feckless dullards. Ma scusatemi, adesso... ma non ero il re, la risen, stavo sedendomi sul trono, venite idioti incapaci? Allora com'è a Londra? Amore a prima vista. Purtroppo io sono londinese, purtroppo. Mi sono trovato bene con tutto. E vorrei dirvi tantissime cose, veramente. Quando faremo dei giochi un po' meno... dialogosi, ne parleremo sicuramente. Ah, ma sono... ma scusate ragazzi, ma non ero l'erede al trono? Che cos'ero? A Dizamunda? Cioè, non ero l'erede al trono di Dizamunda? Ma dove si va? Oh, mi hanno lasciato qui, ragazzi, dove siete? Spostati, Genoveffa, lasciami passare, porca miseria. Perché non posso correre veloce? Ecco, stai lì.
il buco. Ma che è il Colosseo? Dove siamo? Però cerchiamo di capire. Pray, do not overexert yourself. Ma this is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. Però loro parlano di pedine. Io in teoria il mio personaggio non è una pedina, però. Cioè loro sono pedine? You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Ma sei tu che mi hai fermato? Ma scusate, cos'è sta roba serpentosa? Ma dov'è il tizio? Raga, mi son perso. Ah, di qua. Time for you to get to work. Sì. Solleva un masso. You are prepared to work. Then you ought begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Va buono. Allora devo andare a prendere delle pietre dalla postazione lì dietro e portarle a lui? Ok. Accendi lanterna. Sì. Bam. Con lanternino. Ok. The vicinity is quite cluttered. Pray leap. Oh, that... Dov'è? Lì in alto. Ok. Fatto, zio. A job well done. Now the next step is to. Sì. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Oh. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Ah, ok. La medusa. Brutta roba. No, the damn thing's been awoken. But fell that fiend, even at the cost of your lives. Get me out of here now. Dai, lupo. Lupo delle Antille olandesi, vai. Credici. Ma non alla coda. Headshot, signor. Fa più male lì, eh. Oh, zia. Ferma. Fischia Miracle Man, ragazzi. Con i tiri di precisione, la voglia di fare bene. Come se fosse un torneo di briscola tra vecchi del paese. Aspettate un attimo. Presa? Dai, l'ho presa. Da!
Are you unharmed? Consign it! You ought to flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisa. Questo è il cugino di Voldemort. Porta Pancrazio, dove stiamo andando? Oh! La suocera nefasta? Medusa? Non ve l'aspettavate, eh? E intanto Voldemort ci guarda. Cioè, impara tutto da questo mondo che è tuo dovere proteggere, disse Voldemort. Capcom presenta. Grifondoro. Sì, però se ogni volta che vede gli arcieri si ferma per farsi colpire, non ci arriviamo a casa, eh. Questi nomi che vengono fuori sono tutti amici che conosciamo tutti da tanto tempo. Gente con cui avete bevuto una birretta, gente con cui siete andati a un party in centro a Milano. No. Dai, non possono avere tutta sta precisione. Che cos'è? Oh. Chi è questa? Perché? Ulala. Vieni a cagare con tuo papà. No. La cicatrice è perfetta, ragazzi. Entra perfettamente nel sopracciglio tagliato. Fantasticherie. Sì, ma perché siamo stati abbattuti? Eravamo già lontani di 2 ore. Great. Keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here. Known as a rift stone. Pray, seek it out.
If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Pancrazio! Oi! Are you all right? What happened here? È morto Pancrazio. Ma chi è questo? Ma comunque alcuni volti sono fatti benino, ma perché quella lì? Appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Sì, vorrei sapere chi era la signorina che mi ha buttato giù il grifone. Ma in realtà non è una scena splatter, perché era proprio una cosa che veniva dagli abissi che l'ha portato giù. In realtà non lo stava squartando, se proprio vuoi sapere. Era proprio una roba tipo... Hai capito? Was it you then? The one who was riding on its back? Sì, ma perché me l'avete buttato giù? Benvenuto nella Miracle Nation Special Club. Barboni. Ma come Barboni? Grazie, Ile. Hai fatto un anno, hai la palla dei Lakers. Ragazzi, festeggiate in chat con tutte le emoji possibili per la Ile che ha fatto un anno di abbonamento, ragazzi. 12 mesi. È un miracolo che tu sia vivo. Vieni con me alla fortezza. Cureremo le tue ferite mentre ci racconti cosa è successo. Io voglio sapere chi è quella. A lui si pensa che lo seguiamo, no? Giusto perché quella ci ha ammazzato il grifo. No. Guardate che cacchio di freccia. Bravi, festeggiate. No, mi dispiace un botto, povera. Cosa c'entra? Ma adesso andiamo a parlare con sta tipa, perché... Cascata oltremare. Ora andiamo a cercare sta tipa, ragazzi. Che c'è qua? Infuso medicinale, bello. Where exactly is this jail you say you escaped from anyway? I've never heard of such a place. Ma fatti i cavoli tuoi. Could it be you were held in the neighboring country of Patal? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Patal ever since the war. Raga, guardate. Imagine any citizen of Burma being sent there. Mica Scozia qua, eh? Oh zio, dove stai? Fai! Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. Vai tranquillo, zio. Ci penso io. If you find your strength fighting, buy the curative or have a bit of green knowledge. Il problema è che non ho coperture, non ho scudi. Devo capire se c'è una possibilità di schivare. Non c'è un tasto per la schivata? Orca, orca. Eccola lì. Fischia Karate Kid. No, perché non c'è una rotolata? Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Ci ho pensato io. Brand attacks are more destructive, but will leave you vulnerable. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Ok, posso trovargli degli oggetti da raccogliere addosso, tutto quello che vuoi. Ma perché no? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Perché non
Non c'è una rotolata, una... Ma queste uova? Osso appuntito. Where do you think you're going? You can't just run off now. Ramo secco. Questo non ha niente. Ma le uova? Di che creatura sono le uova? No, ancora, porca miseria. Questo ha lo scudo. Calmi. Fischia, quello l'ho preso al volo, eh. Forse devo aggirarlo questo. Cioè farlo girare, tipo. Ok. Buona, vado con l'altra. Vediamo. Preso, vedete, da dietro non può nulla. Ma glielo rompe lo scudo? Ma neanche sulle gambe, ragazzi. È proprio da prendere dietro. O in testa, vediamo. Ti piace l'headshot qua, eh? Aspetta, zio, ce l'avevo. Oh, livello 2. Oh, particolare come inizio, eh? Non mi sta dispiacendo perché... Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Capito, volevo esplorare due cose. Ora lo posso solo seguire, ragazzi, praticamente. Corno Goblin. Benvenuto nella Miracle Nation Special Club. Bentornato, londinese. Grazie, Gabri. Ciao, bello. Come stai? Tu c'è post, ragazzi. Tu c'è post. Andiamo. Oh, raga, mi dite una vostra nei commenti, che adesso vi leggo, magari. Ditemi una vostra per questo inizio. Come vi sembra il nostro Power Ranger bianco? Altri dialoghi. Welcome, Arisen. Ciao, sister. The Thorns have long awaited your arrival. Noi pedine. What is this? Thorns. They bend the knee to you so readily, but then. No. Surely you cannot be the Arisen. E perché no? You seek the Rift Stone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. La pietra della faia per chiamare le pedine. Before you stands a Rift Stone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Ok. Ok, ragazzi, forse creiamo la nostra... La mia pedina. Allora, eccola. No, non è lei, eh. Era molto... Era diverso il volto di quella che ci ha colpito. No, no, no. Non è lei. Ok. Tipaz. Adesso, ragazzi, abbiamo le ragazze, quindi le donne. Possiamo vedere un attimino anche come sono fatti i volti, visto che prima vi è piaciuto l'editor del personaggio. Questa volta andiamo a fare un volto femminile, che potrebbe piacervi, eh. Vediamo. Allora, beh, ci sono delle altezze medie. Io andrei... Non riesco a capire cosa c'è di... Cioè, soltanto l'altezza, alla fine. Non c'è una differenza vera e propria. A parte
quando è evidente. Vediamo. Bella. Ma che roba? Ciao, ciao Luca, ciao a tutti. Ciao a quelli che stanno arrivando adesso, eh. Belline, ragazzi, belline. Posso dirvelo? Personaggiamelo. Tipo. Tipo. Vai Ale, crea ombretta. Adesso vediamo. Vediamo qualcosa di... di carino. Questa è carina. Questa è carina. Allora, voi direte, ma Ale non è... Invece se la trucchiamo... Perché poi voi dovete contare sempre che c'è il trucco, eh. Sono sicura che questa col trucco viene bene. Anche questa, secondo me, è una gnocca siderale. Allora, così non sembrano, ragazzi. Proprio... Ma fidatevi che... col trucco non sta male. Ce ne sono tante tipologie, eh. Poi ovvio che queste sono le basi, ragazzi. Poi siamo noi... a creare... E anche qui c'è la parte anziana, diciamo. Ok. Ma ragazzi, sono indeciso tra... questa. Che chiameremo... A... Ascoltatemi molto bene. Questa che chiameremo A. E questa che chiameremo B. Ok? Sondaggio... Avvio un sondaggio. A o B. È molto semplice, ragazzi, la cosa. Eh? A o B. Allora, vi ripeto. Vi ripeto. A. Ok. B. Vi assicuro che la B col trucco è tanta roba. Ve lo dico... Allora, per ora siete 86% su questa. Io vi faccio rivedere la B. Sembra, ragazzi, col trucco è veramente carina. Non so se posso... Non posso zoomare. Non posso zoomare. Siete tante A, eh? A e B... No, tutte e due non posso. La B spacca, ragazzi, col trucco questa è veramente... B sembra mia moglie. Secondo me B col truccata è veramente gnocca, ve lo dico... Proprio sono sicuro. Sottovalutata la B, ragazzi, sinceramente. State sottovalutando, raga. State sottovalutando. Questa è la A. E questa è la B. Oh, votate, oh, è lì in chat il voto. Non so chi vota, ragazzi, sono anonimi. Le votazioni sono anonime, quindi non vi posso dire chi ha votato cosa. La A l'ho sognata addirittura, che cos'è? Allora, ancora un minuto, eh. Un minutino, ragazzi. A o B? Vedo che là è bella, cioè, 60%. A o B? Vediamo, sta per terminare.
No, no. Beh, sì, carina anche questa, per carità, però... Ormai abbiamo selezionato quelle due. Manca poco, ragazzi, e tra poco chiudo il televoto. Chiudo ufficialmente il televoto. Ok, 60% A, 40% B. Beh, però, raga, è stata combattuta, vi dico... Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Abbiamo scelto lei e qui può ampliarsi una forca Landia. Perché, ragazzi, vi dico questo? Perché noi dobbiamo adesso pensarla come una sorta di... Cosa vogliamo creare, quindi? Una strega, una maga comunque oscura? Potrebbe essere una figata? Cosa ne pensate? Potremmo fare qualcosa di un po' una strega, qualcosa di comunque oscuro, quindi giocheremo un po' anche con il trucco, con gli occhi? Potrebbe essere figo? Quindi non andiamo sul semplice e carino, ma andiamo sull'aggressivo. Ok, e poi gli diamo una personalizzata, però questa è la base. Questa è la base. Interessanti, perché puoi andare direttamente al... Allora, che cazzo? Grazie, Ile. Mua. Barboni 69. Come Barboni 69? La voglio più sporcacciona o desubo? Ma perché devi togliere l'abbonamento per queste cose? Ok, ragazzi, ci siamo. Troppo all'indietro, però, raga. Cioè, è molto... Porca miseria, sembra palestrata. Stai calma. Forse perché 180... 1,75, dai. Lunghezza del tronco. No, così troppo, però. Ah, devo rispostare la webcam, ragazzi. Scusate. È tutto un gioco... Così. Allora. Ma non lo so, raga, mi sembra un po' troppo... Mi sembra un po' troppo. Vediamo un po' se riesco a... Troppo robusta, dite? Ma non credo, ragazzi. Sinceramente mi sembra più... Forse le braccia? Adesso vediamo un attimo, dai. Parte alta. Vediamo cosa c'è che non mi quadra. Ok. Ampiezza busto. E no, così è troppo. Cioè, proprio palestrata a manette. Cioè, questo è il... le costole, praticamente. Miseria, ragazzi, cosa sta succedendo? Oddio. Allora, perché
È normale, dai, 69, ragazzi. Allora. Forse l'ampiezza tronco. Ma è troppo così. Meno 50? Troppo poco? Meno 15, profondità tronco. Caspita ragazzi, però si può veramente fare di tutto qua, oh. Lunghezza braccia, forse è questo che ci frega. Ok. Andiamo da lontano. Ma adesso già un po' è normale, eh. Già un po' meglio. Già un po' meglio, raga. Ciao Ash, bentornato, bello. Ha il collo e le spalle troppo grosse? Porca miseria, non come faccio? Adesso andiamo a vedere. Però ragazzi, capite com'è la personalizzazione? Cioè ci si può stare qua fino alle 11, credo. No, adesso iniziamo il gioco, non vi preoccupate. Ampiezza bacino, dimensione bacino. Forse il bacino anche. No, però è giusto, perché... La dimensione posteriore è quello? Dimensione complessiva. Ecco, anche questo. Cioè, che cosa intendi? Per me va bene. Fischia pure le cosce, raga. Ma che cos'è? Cioè... C'è un 25... Ma secondo me è giusta, ragazzi, anche perché poi verrà comunque coperta da vestiti da strega, quindi non penso gliene fregherà molto, eh. Per me ci siamo. Per me ci siamo. Allora, qualcuno diceva il lato B, Ale, ci devi lavorare. Oh, più di 90 non posso fare, ragazzi, cioè... Più grande di così non viene il sederino, eh. Secondo me è un po' troppo alto, però. La postura ci sta. La postura ci sta, niente da dire. No, stavo pensando... Cos'è che non sta funzionando? Le spalle, qualcuno ha detto le spalle... Troppo grandi le spalle. Tipo una roba così? Un po' più stretta? Il collo? No, dai, non voglio fare una palestrata. Beh, così secondo me sta già aumentando, comunque. No, non questo. Adesso andiamo a cambiare le sopracciglia e tutto e vedete che cambia la cosa, però. Dai ragazzi, è già diversa, eh. Adesso andiamo un attimo a cambiare delle cose. Allora, pelle ci sta, perché la strega, diciamo, pallida ci può stare. Occhi ci sta tantissimo azzurri, se poi il contorno è bello nero, secondo me. Ci può stare anche questo. Naso, orecchio, ok, non ce ne frega niente, pettinatura.
pettinatura. Allora, questa è ottima, secondo me, per una sorta di strega oscura. Ma le prenderemo in considerazione tutte. Che ne dite di questa? E le caviglie sono troppo perfette, però vabbè. I fianchi sono sproporzionati. Adesso andiamo a rivedere. Però raga, dobbiamo giocare. Non posso star qua 8 ore. Caspita. Ci sta, perché... bisogna trovargli qualcosa di davvero... questa è pesante, raga. Che streghetta. Che streghigna. Però, raga, vi voglio pomposi, cioè... lascialo così che manza, il giusto 100 kg di donna di cui 50 di te. Sabbo, però, eh. Allora. Così pesa, eh. Però ce ne sono altri, ragazzi, pesanti pure. Aspettate, ragazzi. Bella la treccia dietro, però. Cioè, nel senso, comunque sono fatte bene. Questa pure è carina. Però non mi dà poco di malvagio questo, capite? Questa ci starebbe in realtà, perché comunque ha un suo perché. Anche questa. Questa, raga. Questa ci sta tantissimo. So che a molti di voi non piace, però questa ci sta un botto. Questa è proprio bella, questa. Vediamo se... poi vediamo le sopracciglia, ragazzi, eh. Quindi poi può cambiare anche viso. Una volta riviste le sopracciglia, può cambiare anche viso, eh. Occhio. Non sottovalutiamo il cambio di viso dopo, eh. Questa anche. Questa pure. Questa, nonostante tutto, ci starebbe. Anche questa, vi dico la verità, però rimaniamo su una roba del genere e troviamo le sopracciglia, magari. Direttamente. No, la treccia ci vuole. Senza una presa non c'è. Allora, cosa sta diventando qua? Vediamo di darci una calmata. Allora, vediamo un attimo. Allora, c'è questa. Però io mi sono preso bene con quell'altra, ragazzi. Mi sono preso bene con questa, purtroppo. Purtroppo c'ho un bel... belle sensation qui, ragazzi. Anche perché il capello corto mi dà più la sensazione di streghetta un po', capito? Cattivella, senza nessun tipo di problema. Mi prendo a sberle tutti. Sopracciglia, ci siamo, raga. Perché secondo me se cambiamo anche qua... che cattiva, stai calma un attimo. Non abbiamo fatto niente. Ce ne sono un paio perfette. Però le vorrei vedere col... così. Sì, certo, Ivan. Cioè, la strega ha sempre i capelli lunghi, ma qua, secondo me, dà il suo. Adesso, se gli sistemiamo il trucco... secondo me dà un ottimo senso anche così. Io non so quanti mi danno l'ok per questa tipologia. Datemi un ok qua, per favore.
Ok. Però ne perde troppo, capito? Mi preferisco più marcate. Una roba così. 80? Proviamo altre. No. Puzza tantissimo di questo, ragazzi. Mi puzza tantissimo perché è più un po' più aggressive così, eh. Ok, andiamo a vedere un attimo il trucco. Occhi. Occhi li lasciamo così o facciamo una roba ancora più nefasta? Beh, mamma mia, cosa sta venendo fuori? Madò. No, raga, cosa cacchio sta venendo fuori? Cioè, mi... Sono quasi contento per lei. Ok. Madò. Allora, questo sarebbe fantastico, questo per lei, eh? Però mi puzza troppo di non morto, figa. Cioè... Così ci sarebbe un botto. Però mi sembra troppo esagerato. Ho preso una sberla da mia moglie. Ma perché? Salutacela. Salve. È un gioco, è un videogioco, eh. Avventura fantasy in un mondo fantasy, non è niente di... Raga, cosa facciamo? Lasciamo questi occhi... Allora, questi qua sono gli occhi spiritati da non morto, oppure tipo 2. Allora, altro sondaggio. Stavolta però veloce, eh? Ok, quindi votate subito in chat. Occhi. Aspettate, occhi. Spiritati... O non spiritati. Perché spiritati così? Volevo scrivere questa cagata. Via. Perché? Allora, così sono... ok. Così invece è proprio non morto, cazzarola. Non lo so, è figo da vedere. Spiritati questi. Questi sono gli spiritati, eh. Però mi farebbe paura anche, cioè, guardarla. E forse sarebbe figo proprio per questo, sapete? Potrebbe essere bella proprio per questo, perché c'ha gli occhi spirita... Madò, che bella è! Cosa ci è venuto fuori, raga? E pensate chi ci mette 2 ore a far ste robe? Io sto correndo. Ma se uno si mette qua... Io quasi quasi, se potessi votare farei spiritati, ragazzi, perché mi sta pigliando, guardate. Ha un suo perché, raga. Cioè, la guardi negli occhi e ti caghi addosso, vedete? Ti spaventi proprio. Guardate, guardate, guardate. Cucù. Cioè, ti caghi addosso. Rifacciamo? Cucù. Matò! Sì, lo so che loro intendono che è cieca, che comunque sono quegli occhi un po'... Però noi invece la mettiamo in un altro modo, la mettiamo giù in un altro modo. La rifacciamo? Tutti attenti allo schermo? Attenti. Cucù! Cioè, fa paura. Fa paura. Cucù, cucù, cucù. Doppio cucù! No! Ragazzi, però vi ho detto basta. Vi ho detto basta con questa storia, eh. Raga, è 50 e 50. Eh no, cacchio. Oh, dai. Cercate di sistemare i voti. Perché? Tra 10 secondi chiudo il sondaggio, ragazzi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Che cosa ve lo faccio fare il countdown che voi siete in ritardo rispetto alla trasmissione? Vabbè, comunque termino ufficialmente il televoto. Termina il sondaggio. Fischia spiritati. Ok, allora, quindi tipo 3, ok. Mi spaventerà molto guardarla negli occhi. Mia moglie dice non spirit. E ormai hanno votato. Occhi nefasti. Ok, sguardo ipno. No, no, raga, è pesante qua. Quando la guardi non sai cosa fare, sinceramente. Quindi ci sta. Ok, ciglia. Ah. Lunghe, raga, lunghissime. Ah, sì. Però mi sembra anche un po'... Cioè, di che colore sono, scusate? Ci date un perché di queste ciglia, per favore? Ma non si vedono nemmeno, zia. Vabbè, ce li ha. Vi posso assicurare che ce li ha. Ombretto. Ombretto, sapete perché questo? Questa ancora di più, raga. Questa ancora di più, eh. Aspetta un po', però. Madò, quando mezzo sorride mi fa paura, ragazzi. Ma dai, Ale, tanto non le guarderai mai gli occhi. No, no, sono... hanno un loro perché questi occhi, ragazzi, eh. Occhio. Occhi, occhio. Allora, sono indeciso tra questo e questo. Questo. Perché questo va anche sotto. Questo va anche sotto, raga. Matita. Oh. Ah, ecco. Mamma mia, cos'è diventato? Non so. Qua ce l'ha un po' laterale, eh? Però non dà più la parte sotto. Sì, forse è meglio tipo questo. O questo o questo. Peccato. Peccato. Perché cancella praticamente la parte sotto. Se ne... A parte questa. No, questa la tiene per un po', eh. Io andrei così, ragazzi, perché sennò gli toglie troppo quella situazione. Oh, yo-yo-i. Di meno? Un po' meno? Così? Ma vi dirò. Vi dirò. Misera sta venendo fuori clamorosa. Ci sta un botto. Ci sta veramente un botto. Anche così. Scure. Deve essere scure anche le labbra, perché se no non dà quel senso. Ci sta, ragazzi. No, secondo me è giusto. Io la terrei così, se siete d'accordo.
Ma secondo me ci sta comunque, ragazzi, dai. Io la terrei così. Poi io... Se ho sbagliato, ho sbagliato. Sapete cosa? I fianchi, secondo me. Mamma. Raga, quanto è bella così. Ditemi qualcosa, vi prego. Non lo so, ragazzi, non lo so. Però mi piacerebbe un botto, ma sento che rovina qualcosa. Mi piacerebbe tanto. Ma cosa apprezza, Luca? Cioè, il tatuaggio? Cosa ha detto la Ile? Come delle pere enormi. Allora, vi date una calmata. Orca! C'è questa raga che mi... simpatizzo. Vero? No, in faccia no. In faccia no. Sarebbe stato figo questo senza la faccia. Allora, vediamo se c'è... Scusatemi, ma... Ok. Vediamo se c'è... Ma chi se lo ricorda qual era? Potrebbe essere anche questo, in teoria era, no? Poteva essere questo qui. Sì, sembra questo, eh. E però poi me lo devi ampliare, però. Come cazzo? No? Larghezza. La miseria, che cos'è? Però non fa il giro. Oh sì. Lo fa? Beh, vi dirò. Metti tatuaggio welcome. Ok. Troppo.
Pentiti, Sabbo, pentiti. Lo manteniamo questo? Se non fosse che... Oh, adesso giochiamo, state tranquilli, ho finito. Almeno un po' qualcosa di caratteristico, non lo so, cioè qualcosa di diverso, non lo so. Fatemi vedere una roba. Corporatura. Fatemi capire una roba. Parte bassa, ampiezza bacino. Così, raga? Ora è meno larga lì sotto. Come vi sembra adesso? Meglio? Dai, se, allora se così vi va bene io vado. Tanto poi avrà sopra i vestiti, raga. Se mi date un po' di sì, partiamo col gioco. Dai, va bene, dai, raga, cioè non stiamo qua. Via. Classe mago. Fischia, ma l'ho fatta magra, così sembra. Che vestito è? Personalità distaccata, spontanea, schietta, onesta, oneste, impulsive, a volte irritanti. Non si lasciano influenzare da nulla, amano il brivido della lotta, per cui si lanciano all'assalto i nemici. Distaccata. Strateghe. Ok. Schietta. Voce. The people here are evacuated and safe for the moment. Boh. The people here are evacuated. People here are evacuated. People here are evacuated. People here are evacuated and safe for the people here are evacuated and safe. No, scusa, stiamo parlando di una donna, però. There are more who can yet be saved. It seems the rain has abated. The people here are evacuated. The people here, the people here, the people here are evacuated. There are more who can yet be saved. 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 It seems the rain has abated. Former arisen appear to be plentiful in this world. It seems the rain has abated. Former arisen appear to be plentiful in this world. Former arisen appear to be plentiful in this world. There are more who can yet be saved. It seems the rain has abated. Former arisen appear to be plentiful in this world. Danger might lurk anywhere, where every shadow. It seems the rain has abated. Former arisen appear to be plentiful in this world. It seems the rain has abated.
Former arisen appear to be plentiful in this world. Mamma mia, raga. Ma che cos'è? Allora, nome sono indeciso tra Ermenegilda. Goliardica. Nefasta, raga, nefasta è bellissimo. Le abbiamo messe le lentiggini, non si vedono perché sono un po'... però ci sono. Ci sono, sono poche ma ci sono le lentiggini, eh. Come soprannome... E allora no, scusate, dobbiamo mettergli il nome vero. Nefasta. Ma non ci sarebbe poi il vocale. Non c'è neanche Witch. Fasta. No, ma perché è quello vocale, mi sa. Zangief. Fischia Wendy, porca miseria. La nefasta Wendy, ragazzi, io farei veramente. Allora, vuoi procedere con questo personaggio? Sì. Dai, raga, tanto siamo divertiti. Adesso... Oh! Ciao, Nefi. This world is connected to innumerable other realms beyond the rift, which pawns, such as myself, are able to traverse. Sei un po' cattivella, eh? My kind is duty-bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in these distant worlds to your benefit. I myself look forward to traveling alongside you, and using my experiences beyond the rift to enrich your adventures. Okay. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Ma in teoria sono svenuto lì. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. No, aspetta però. Mi stai dicendo che ci sono due Arisen? Ma... The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. Ho capito, zio. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv, then. It was set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Ok, dobbiamo andare a Melve a cercare il drago. O comunque, no, in realtà a visitare questa città che è stata attaccata dal drago. Toccando una pietra, puoi, ok, evocare pedine. Hail, Arisen.
Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Grazie. Un'altra volta. Vorremmo giocare. Grazie, sì. Ok. Secondo voi la tipa che ha lanciato quella freccia contro il grifone è qua? Vorrei prenderla a schiaffi, probabilmente. Ok. Non è consigliabile fare affidamento solo sui salvataggi automatici per salvare i tuoi progressi. Ok. Faresti meglio a riposare nelle locande a intervalli regolari se desideri avere dei dati salvati affidati. Oh, gratis, raga. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a fire. Oh, yeah. Being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, it is worth devoting yourself. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. Ok, ok, perfetto. They've much more to offer. Riposa perché è gratis. Complain about an early repose? Dove sei, nefasta? Con chi stai parlando? Ma quella parla, ma dov'è fuori? Oh, sono qua, quella è là fuori. Nefasta, vieni a dormire. Ma che sta fuori? Eccola. Nefasta al nuovo livello 2. Forza più 2, difesa, magia, ok. Nefi, dobbiamo andare, inutile che ti siedi. Andiamo. Vabbè, stai lì. Allora, mi ha avvisato che c'era uno scrigno. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Ok, e cosa vuoi? Cioè questa si è gasata. Si è vantata. Cioè. Ah, oh, è gratis, recluta. Oh, good. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. Ok, abbiamo Daniella e appunto la nostra nefasta, che però è rimasta lì a dormire. Allora, c'era uno scrigno qua, ragazzi. Forse qui? Dalla mappa sembrerebbe qua. Ciao, zio. Ti rubo della roba. Ok. Heyo, you a soldier? Could be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. Ok. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way, then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. Chet. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those beasts on his own. Arpie. This is the first I'm hearing of it. Fie. I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. You've my thanks. Ci può andare, ci vado io. Vado a recuperare il suo amico Accardo. We have been called upon to render aid. Let us make haste. Allora andiamo. Ah, non c'è un caricamento quando esco? Andiamo a recuperare il suo amico Accardo. Ale, dacci il codice della tua pedina così possiamo. La possiamo usare? E mandarti doni. E come lo vedo il codice? Oh, ragazze, però state con me. Ragazze, dove vai tu? Gli ordini delle pedine. Ok, sì. Classico. Ma che fa nefasta? Oh, ragazze! Oh, il pazzo... Nefasta!
Che fa sta? Ma ne fa sta? L'ha preso e è completamente impazzita. Senti, ho capito che tu sei una strega, tutto quello che vuoi, ma stai schiscia. Comando io qui. Ti è chiaro? So I understand it. It is boorish to speak when you've naught to say. So I shall hold my tongue. Ma mi ha risposto? Nel menu di pausa. Ma non hanno dei codici? Dove lo vedi il codice? Che codice? Status? Boh, ditemi di preciso dove. You've forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Però aspettate un attimo, dobbiamo aiutare Accardo. Ciao, bello. Ciao, chi sei? Anche lui è gratis, Corban. Però quante ne posso portare al massimo con me, ragazzi? Quattro forse possiamo essere. Annulla, dai. Allora, aspettate un attimo. Ok, la missione è salvare coso, come si chiama? Accardo. Ok. Una recluta assoluta. If you can weather a harpy assault unaided, shall we hasten to Sir Accardo's rescue? Ora andiamo da Accardo, stai calmo. Me, master, a few words. I'll bring you to the one you seek. Daniella ha già fatto... Lead on. Daniella ha già fatto questa missione e sa già dove andare. Pazzesco. Oh! Porca miseria. Oh, zio! Dov'è l'altro? C'è un terzo. Ragazzi, ce n'era un terzo, non so dov'è. Eccolo lì. Ah, l'ho mancato. Oh. Ma le ragazze sono impazzite. Allora, Accardo. Ecco le arpie. Dov'è Accardo? Eccolo. Nasconditi, zio, ci pensiamo noi. Dov'è l'altra? Eccola qua. Gli status alterati. Queste cantano e ci... La risina e le pedine possono soffrire. Ok, praticamente ci sta stordendo probabilmente. Sonno. Ci addormenta col suo canto. Ragazzi, aiuto. Guarda che mi sta svegliando, nefasta, grandissima. Ok. Nefasta a livello 3.
all of them. You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. Capito, ma non andare in giro da solo. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder till I've the confidence to face such beasts on my own. Ma perché da solo? Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday. Caspita, raga, però un bel pirlone. Ok, adesso devo fare rapporto a chi mi ha mandato qui. E forse mi darà altri punti esperienza, vediamo. C'è la stamina. Però sono arrivato, dai. Fischia non ce la fa più. Allora, ovviamente dovrò cercare pedine sempre più forti, eh. Perché se non mi ricordo male in Dragon's Dogma 1. Hey, old friend. Many thanks for aiding Accardo. T'was a relief to see him return, and none the worse for wear. Prego. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. T'was a bit too early for him to be seen actual combat. That much was made well clear. Okay. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Cavoli vostri, quello che farete con Accardo, sinceramente. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. No. Anche no. Ok, ora possiamo andare. Ok, Ale livello 4. Salute più 21, resistenza più 15, forza buono. Ok, non so da che parte dobbiamo andare. Ricorda che solo la tua pedina livella, le altre due no, dovrei cambiare le spesso. Ah, quello sì. Colpi caricati sono meglio dei colpi rapidi. Ho notato. A parte le 1 quadrato che dà... It's a tad inconvenient that we can't share equipment. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Ma in teoria dovrebbe essere meglio, no? Cioè, nel senso, se abbiamo tutti abilità diverse dovrebbero essere più contente. Ok, forse è giusto così e poi devo andare a sinistra. Oh, che succede? Sì, goblin, arpie, poi? Cosa ho fatto? Che giocata! Guardate dove, ragazzi, proprio sulla fronte. Oh, ne fa sta. Ma gli ha dato il 5. Ha dato il 5 ne fa sta. Senti, ne fa sta, poi ti trovo un bel vestito, perché così. Ti ho visto. Oh, due colpi è andato, eh. Questi sono tanti, però. Oh. Questi sono un botto. Ma non c'è una schivata. No, Nefasta, concentrati sull'attacco. Fregatene. Mi ha rotto le balle. Arciere rango 2. Grazie, Nefasta, per le cure. Oh, altro 5. Battle 5. No, gli dobbiamo trovare qualche vestito più oscuro, ragazzi. Dobbiamo...
Dobbiamo trovargli qualcosa. Lo sapevo io che stavate proteggendo qualcosa. Schiappe. Ok. Ok, la prossima a sinistra. Sì, infatti penso che la prossima pedina che prendo la... Allora, dovremmo essere in 4, giusto? Se non sbaglio. Cioè, noi adesso siamo in 3. Però il massimo del party è 4. Quindi ne posso prendere un'altra. La prossima pedina la prendiamo in una faglia. Dai, vediamo un po' com'è. Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. I'll be sure to keep that in mind. Poi ci dicono anche il bello di questo gioco qua è che le pedine, tipo che ne so, Daniella sapeva già dove trovare la missione di Accardo. Perché l'aveva già fatta con qualcun altro probabilmente. Attenzione. Melve. Questo era il primo obiettivo. Ok. Behold the state of the village. Tis a sorry sight indeed. The dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through the streets. Chi ha parlato? Ciao, ciao Luca, buonanotte. Raga, ma qual è la ragazza che ci ha battuto il grifone? Ho detto, mi metto lì dietro.
arisen. Charge and all. Ma in tutto questo, perché mi ha abbattuto il grifone? È lei, è stata questa. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Cioè, prima mi butta giù il grifone e poi mi cura. Carina. Thank goodness. How are you feeling? Un po' di acidità, probabilmente reflusso. Può essere. This is the second time I've watched over you like this. Ma sei mi hai buttato giù tu? Pray, save your thanks. 'Tis only just that I should aid you in turn. After all, 'tis only by your courage that I live today. Had you not leapt between me and that dragon? Sì, ma mi hai buttato giù il grifone. I know you suffered for it. Such ghastly wounds. And I could not hear your heart beating. It was a miracle that you survived. Pare io sia diventato un Arisen. Arisen? I'm afraid I don't understand your meaning. Ah, non sai che cos'è? Does it have aught to do with why you were taken to the castle? Sì. Quella famosa coppa di vino? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Appuntamento. Then, take care. Arisen. Ma che fate? Vi date gli appuntamenti? Non ho capito. Stai calmina, eh? Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. Ma sono nei guai o mi stavi cercando perché sono figo? The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. Ok. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here. Though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Quindi seguiamo lei innamorata persa già. No, però c'è un intrallazzo sicuramente. Mi dispiacerebbe accompagnarmi alla capitale se siete in Piero Larisen. Ok, oh, andiamo. But forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Va bene. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Sir Leonard. Ok, dove sono le mie ragazze? Gather some information. Ah, eccole. Allora, intanto andiamo alla locanda, da quel che vedo, perché... Some business with the apothecary, sir. Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no,
I'm not lost or not, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well, if you can believe it. Okay. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. It'll be a shame to return empty-handed. Gliela devo comprare io. But what more can I do? What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that. If you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Ma che sorrisino, dai, come faccio a non prendere sta medicina? Dai, la pago io, dai. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. Combinare i materiali. Ti è possibile combinare due materiali per creare un nuovo oggetto. Per farlo puoi selezionare le due... Ok. Ma cosa c'è? Non c'entra niente con la missione, però. We could make the fruit robberant ourselves. Or simply purchase some at Runa's Apothecary, here in Mel. Ciao. Ah, yes, now I see. Devo comprare una cosa per la ragazzina qui fuori. Ah, well met. Here for some fruit robberant, are we? Va a saperlo. Quanto costa sto ricostituente? 600? Fischia, ma che è oro? Ecco perché non avevi soldi la ragazzina. Do come again. Certo. Certo che dice spero di rivedervi presto, gli ho dato 600. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Sì. Fatto tutto. Oh, so this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. My heart is light as a feather after that exchange. Oh. Buono. Aspettate però. Una pietra. How are you, Master? I'd not leave this unread. Ok, vediamo se ci sono... Quanti ne ho? 120. Secondo me devo continuare così, ragazzi. Cioè, non prenderle adesso. Geralt. No, stavo dicendo, secondo me non devo sprecare le monete per le pedine adesso. Così poi ne posso fare Otello, sarebbe fortissimo. Livello 9, spaccherebbe tutto in questo momento. No, ok, però dico... Cioè, perché sprecare... Potrei prendere Anne intanto, che è un livello 4. Magari ci può dare una mano, però... L'unico livello 4 è quello? Mi sa di sì, ragazzi. Il livello 4 è il migliore. Secondo me è Anna, allora, ragazzi. Hilda, Anna, livello 4. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side.
In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Va bene. If ever you've need of an ear to listen, you have but to ask. Ora abbiamo tutte e quattro le classi. Oh, figo. Ma l'ho presa o no? Sì, l'ho presa. Sì, dovrebbe essere... Sì, eccola qua, Anne, livello 4, dai. Scusate, ma questo non ha un vestito migliore per me, non ho capito. Cosa posso vendere? Oh, ce n'ho di roba da vendere, eh? Volendo. Lui invece cos'ha? Ma in realtà un vestito, che ne so, ecco. 820. Beh. Però io sono arciere. Ok, c'è la cotta di maglia che non è male. La giubba silvestre, che per me sarebbe perfetta. Mentre nefasta, oh, questo già gli si addice un attimo di più. Che robe, ragazzi. Cioè, allora, dovrei vendere in realtà, perché non mi va di spendere quei 1700 così random. Però devo capire effettivamente se ci sono delle robe che posso vendere senza problemi. Tipo, che ne so. Con questa ci costruisci le frecce. Miglioramenti dell'equipaggiamento. No. Non saprei davvero cosa vendere. Perché tutto può essere usato per migliorare l'equipaggiamento. Tischi, assurdo. Che balle. Cioè, qualsiasi cosa... Vabbè, lasciamo perdere, dai. Troveremo qualcosa durante l'avventura, spero. Ok, l'anello l'ho messo. Nefasta è così. Daniella. Poi niente, ragazzi, dai. Entra la capitale e dimostra di essere la Risen. No, Lennart vuole parlarti. Ok, mettiamo questa. Be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? Sembrerebbe. She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now tell me, are you registered with a guild? No. Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, twill only... If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Very well. There is no wrong choice in any... But I shan't take up any more of your time. This... Ok,
L'abilità del maestro di ciascuna classe è la più forte in assoluto che si possa imparare. Per farlo dovrei leggere un tomo speciale che potrai ricevere se le tue capacità convincono, ok. Quindi è molto presto. Ma ne fa sta a livello 5. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Porca miseria. Tutte le procedure riguardanti le classi possono essere svolte presso le sedi del guida delle classi. Cambiare classe. Ogni classe è caratterizzata da diverse abilità che puoi imparare man mano che sali di rango. Ok. Prima sono salito però. Dovrei poterla... Allora. Nefasta, ok. Folgore, ok. Palladium. Spettacolo. Allora. Tiro... Questo cos'è? Ok, così ne colpisco 3. Tiro a ventaglio. Freccia brutale. Bello questo. Vista acuta. Bello anche questo. Però per ora... Ma... Io andrei di freccia brutale che mi piace molto. E tiro ventaglio. Per adesso farei ste due. Se posso sprecare tutto così. Però vedo che c'è anche calcio vola... Ma che figata è? Regalo da Dio. No, bello questo. Aumenti i danni inflitti ai tuoi attacchi quando i bersagli non sono in posizione. Ok. Non so, ragazzi, sono abbastanza regalo da Dio. E però... Allora, scocca una freccia mentre si salta all'indietro dopo un calcio volante, un calcio frontale a mezz'aria. Premi quadrato durante un salto all'indietro dopo un calcio. Allora, per adesso io direi di imparare questo, così colpisco più nemici. E poi freccia brutale. Tanto le devo sbloccare tutte. Facciamo freccia brutale, dai, mi piace. Sì. Qua. Ok, dai, vediamo nefasta. Invece nefasta è più interessante perché fa proprio delle magie. Quindi fiammata ce l'ha. Saetta concentrata. Ok, questa è la classica, credo. Ne ha 381 lei. Palladium cos'è? Conferisce un incantesimo di fuoco all'arma dell'utilizzatore. Ah, ok. Bello. Bello, fai. Perfetto. E poi folgore. Oh, zia, sei fortissima, eh. Sei fortissima, non puoi dire niente. Le abbiamo? Ci siamo? Via. 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 Always a pleasure. Ok, allora. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. Oh, stai calma. Who might have the answers we need? Should we ask around? Pensate. Di qua forse.
Grazie Marco, adesso spunta l'alert, eh. Grazie mille, bello. Caffè brioche domani mattina. Con un po' di pazienza spunta l'alert, ci mette un po'. Ah, you've returned. Good timing too. I have questions for you. Visto? Grazie Marco, grazie mille, bello. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart or do you need some time? No, ti accompagno, vai tranquillo. Good. Then let us be on our way. Non credo incontreremo fortissimi nemici. Poi io ho tre pedine. Non dovremmo avere problemi. Questi li faccio fuori subito. E ora siamo veramente forti però, eh. Vedete, mi ha conferito fuoco. Che giocato ho fatto qua? Mi ha dato praticamente fuoco alle frecce, vedete? Ma vedo che non abbiamo problemi. Nefasta rango aumentato. Una bestia. No doubt this triumph will spur us into the next. Quanti sono? Questi stanno difendendo. Vedete che Nefasta mi fa sempre le frecce di fuoco? Spettacolo. Ragazzi, spettacolare. È stata una bella mossa quella, perché ora mi boosta praticamente gli attacchi. Perché mi mette praticamente le frecce di fuoco. Subito, all'inizio del combattimento. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. Best hope you want it. Regardless, you do well not to invite my distrust in our journey. Sono piena. Sta strada è piena, eh? Presa. Questo gli ha fatto malissimo. Le frecce di fuoco gli fanno un male. Oh, però ora sta andando bene, ragazzi. Lei mi cura. Ne fa sta a livello 6. Sta crescendo tantissimo. Perfetto. Vediamo cosa stavano proteggendo questi. Per ora è una scampagnata. Ma più che altro siamo in tanti. Secondo me anche per quello. Essendo in tanti non ci dovrebbe capitare nessun problema. Siamo arrivati forse, eh? Credo. È la capitale? Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen?
Ci sono gli impostori comunque, c'è gente che si spaccia per Arisen. Is uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? Ma quindi c'è un altro Arisen nel castello? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. Cosa significa questa cosa? Cioè, c'è un grosso problema qua. Oh, oh. Oh, basta esplorare un po'. Cos'è quella roba? This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Scarabeo dorato. An ox cart was meant to meet us, yet tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Ma che carro? C'è qualcosa che non va. This seems a decent spot for a campsite. Would be a fine spot to rest, should we have need of one. Ho preso un set da campeggio. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. Ma non lo so, Sabbo, cioè nel senso non mi sta dispiacendo. Cos'era? Non mi sta dispiacendo, però purtroppo siamo arrivati, secondo me, a un punto nel mercato dei videogiochi in cui le differenze tra un videogioco e l'altro sono davvero minime. Quindi finché non hai qualcosa di davvero clamoroso che ti cambia completamente... Is everyone all right? Ma che cacchio? More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. Ok. E stavo dicendo, quindi purtroppo credo che siamo arrivati a un punto dove escono davvero talmente tanti giochi, ogni mese ne escono 5 o 6 e la maggior parte si assomigliano tutti. Sai già che cosa andrai a giocare. Non c'è più così tanta novità nel mondo, cioè capite cosa voglio dire, no? Cioè ogni volta aspettiamo tantissimo dei videogiochi per poi trovarci una cosa normalissima. Secondo me dopo le 20 ore qua o ti appassioni alla storia o la vedo grigia. Non so se la pensate nel mio stesso modo. Non sto dicendo che è un brutto gioco. Sto dicendo che può essere che la grande attesa spesso non sia ripagata perfettamente. Hope you weren't expecting mercy.
Ah, I'll take that. We might find a use for it. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. Cioè, più che altro, quando a me piace una serie, quando a me piace un videogioco, è perché mi prende anche la storia. Perché se fosse solo per il gameplay, non è che troviamo tutte queste differenze. Cioè, purtroppo non c'è più tutta quella grazia nefasta per la cura. Suppose you think you can afford to be reckless so long as I'm here to heal you. Let's keep still a moment. Che succede? Ancora? Non sta fermo. Fischia nefasta ormai a livelli. È pieno di arpie, eh? Voi non le vedete, ma guardate qua. Si confondono col mondo di gioco. C'è una cassa. Fischi, è pieno, ragazzi. È pieno di gente qua. Che cavolo è? Grande nefasta. Dov'è? Lasciala! Aveva preso qualcuno! Che bordello, ragazzi! Ale, secondo me hai ragione, tanti giochi si assomigliano. Ma più che altro che, anche se tu aspetti tantissimo, a meno che non vuoi scoprire la nuova storia, il gameplay lo sai già come sarà. A te interessa la storia, ti interessa quello che puoi fare all'interno del mondo di gioco. Tipo GTA, lo sappiamo già come sarà. Però sarà una figata poter fare le stesse cose anche di GTA 5 con una grafica migliore. Ma perché? Perché la gente dice: a me basta questo, io so già come sarà. Cosa pensate di trovarci in GTA? Di nuovo rispetto all'ultimo GTA. Cosa si potrà fare? Entrare in più case? E allora? La grafica un pelino più bellina? E che cosa cambia? Io gioco ancora oggi, giochi con una grafica pessima. Cioè, l'innovazione l'ha data l'innovazione, poi tra virgolette. Una roba piacevole da giocare perché non si gioca tutti i giorni. Ce l'ha data Baldur's Gate, perché una narrazione è fantastica, quindi di storia c'era. Un gameplay molto bello, ricco di robe da fare, nonostante appunto non sia Che è successo qua? Che bordello, ragazzi. Cioè, qua abbiamo fatto veramente così. Era una sorta di passaggio super controllato questo. Cioè, boh, ragazzi, io non so se capite il mio discorso e se vi trovate d'accordo. Scrivete pure un commento, cioè, ne parliamo insieme. Però anche qua la grande attesa. E poi comunque mi ritrovo un gioco evita completamente la parola gioco fantastico. Poi va a gusti.
Quanto che è? Ripeto ragazzi, va a gusti, nel senso che a me piacciono tantissimi giochi che sono ripetitivi, che è già magari un sequel e ho già visto e rivisto e so già che cosa giocherò, eccetera eccetera. Va a gusti, però io sinceramente ragazzi per ora non mi sono ancora trovato niente di nuovo, cioè anche questo Dragon's Dogma, ma io sinceramente lo aspettavo. Però una volta che lo giochi per 2 ore, che ti ha dato? Emozioni di qualcosa di figo di nuovo? Non lo so. Mi sono preso bene con Zelda, l'ultimo Zelda, perché mi ha dato un po' di novità. Mi ha dato un po' qualcosa di innovativo, qualcosa che comunque prende. Mi sono preso bene con Baldur's Gate 3. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Roba che mi è proprio rimasta ultimamente, non mi viene in mente nulla. Sì. Sì, alla fine sì, potrebbe essere che aspettiamo un gioco solo per la storia. Perché tanto di gameplay, se ci pensiamo bene, sono tutti, bene o male, sono tutti simili. Tipo un GTA San Andreas lo rigiocherei per la 100ª volta anche oggi. Sì, però io GTA San Andreas lo giocherei per la 100ª volta anche oggi per la storia. Non mi interessa della grafica, non mi interessa del gameplay. Lo rigiocherei per la storia. Red Dead Redemption 2 per me rimane ancora il top. Però Red Dead Redemption 2 è un capolavoro, cosa ti dà? Ti dà il gameplay figo, la storia figa, il contesto figo. Le cose che puoi fare all'interno del mondo di gioco, figo. E quindi quello è passato come capolavoro. Come è passato come capolavoro GTA. GTA 5, adesso aspettiamo tutti il 6. Ma non vi crediate, tanti rimarranno delusi. Perché? Anche tante case sviluppatrici, perché continuano a rinviare i giochi? Perché loro lo sanno che se toppano non compra nessuno. Adesso purtroppo, una volta, non c'ero io. Io poi, per chi mi segue, ok? Però una volta non c'era l'influencer, non c'era il marketing. Io vi ripeto che io, per come sono io, non so se c'è ancora, come l'altra volta eravamo quasi tutti oltre i 30... Tutti oltre i 30 anni. Però, caspita, io mi ricordavo che per capire com'era un videogioco alla sua uscita dovevo comprare il giornale in edicola che parlava del gioco. C'era The Game Machine, c'erano i giornali che parlavano dei videogiochi in uscita. Quindi quando tu volevi sapere che tipo di videogioco stava per uscire, dovevi comprare il giornale. Oppure comprare il giornale con all'interno il CD che ti faceva provare il gioco. Se non sapevi niente, spesso si andava nel negozio, si prendeva il videogioco, si girava, si leggeva dietro la descrizione. Sapete, adesso non lo fa più nessuno. Se avete delle custodie dei videogiochi, voi avete mai letto dietro? C'è un riassuntino. Una cosa che una volta facevi. Adesso non lo fai più. Alla fine, infatti, ognuno ha il suo genere preferito. Una volta che trovi un genere che ti piace, poi i giochi sono tutti uguali. O sparatoria, o di farming, eccetera, eccetera. Le meccaniche sono sempre le stesse. Quindi, appunto, per cambiare un po', speri solo una storia diversa. Ma io ti dico, per esempio, Baldur's Gate 3, io non ho mai giocato così tanto a un gioco comunque col mouse dove punto e clicco, ok? Baldur's Gate 3 mi ha dato tanta roba, soprattutto nei dialoghi, nel gameplay e la storia, la narrazione, le cose che potevi fare all'interno del gioco, perché tante cose, il modo in cui puoi uccidere i nemici in più, in modi diversi,
è clamorosa. A me sono capitate tante cose che mi è servita soltanto una freccia esplosiva che alla sua esplosione ha buttato giù dal burrone gente che era potentissima e non avrei mai sconfitto in uno scontro diretto. Ma con una freccia esplosiva gli ha fatto fare dei passi indietro in modo che cadeva giù dal burrone e ho vinto. Non ho affrontato una battaglia molto difficile che non avrei mai vinto in quel momento, al livello in cui ero. Ma questa vittoria, un po' di furbizia, mi ha fatto perdere il suo loot. Quindi, cioè, Baldur's Gate ti dà veramente tutto. Qua sto arrivando, no? Vi posso dire che ho sbadigliato già 3 volte? Ma non per colpa del gameplay. Del gameplay mi sto divertendo. Il fatto delle pedine, il fatto delle abilità, il fatto dell'arco, il fatto... Mi piace come gioco, eh. Non sto dicendo che è brutto questo gioco. Attenzione, non fraintendetemi. Però... Ok, non sono ancora entrato nel vivo della storia. Anche questo è da dire, però. Posso dire che questo gioco mi sta piacendo, ma nelle fasi più concitate con tutti gli effetti che ci sono, a volte non si capisce. Sì, quello è normale, perché comunque adesso io ho 4 pedine più questi... questo gruppo di guerrieri, di soldati, quindi... Sicuramente sì. Ah, questo è per accamparsi, però penso ci arriveremo facilmente. Vero, anche la serie di Batman Arkham, per esempio, ti dà la possibilità di sperimentare tanti approcci di combattimento e facendo comunque le stesse cose ti diverti uguale. Cioè, è normale, alla fine i giochi che iniziano una nuova era ad essere... unici, gli altri per quanto belli seguiranno quel che ha aperto la nuova era. Ma diciamo che io ancora non sono entrato nella storia, però. Scusami, non t'ho neanche fatto finire di parlare. Non sono ancora entrato nel vivo della storia. Quindi può essere che magari questo gioco, quando entra nel vivo della storia, può essere anche bello. What's this? We're trapped. Oh! Ok. Ragazzi. Calmi. Cyclops. To think we'd encounter one here of all places. Ma non gli ho fatto niente. Nefasta, fai qualcosa, brava. Headshot. Si sente quando lo prendi in testa, cambia il suono. Ma gli ho preso l'occhio, per quello fa... È ciecato, raga. No, ce l'ha con me. Ma dai. Cosa? Gli ho sbloccato un'altra barra. Ok. È possibile anche afferrare un nemico da fermi toccandolo mentre si tiene premuto R2. L'ho afferrato, l'ho già fatto. Oh,
finish this. Tis a foe worthy of caution. Dai, non rompere, ma sempre con me. Ma raga, ma ci sarà? Ci sarà un... Come si chiama? Che caspita è successo? Ci sarà una un rotola, che ne so. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy here. Fischia, ce l'ha con me. Fregato, zio. È stordito. Let us finish this. Bring the fiend down. Moment of victory is at hand. Let us finish this. Grazie. Dai, l'ho preso 20 volte in faccia. Dai che ci siamo. I had taken you for another false arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the valor you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this as a mark of my trust. Ora vi leggo, raga. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the Oxcart. Tis your decision. Ok. Caspita. Ma anche Nefasta dovrebbe salire. Fischia livello 8. Accendo la lanterna così. Occhio deforme, gli abbiamo preso l'occhio. Osso compatto. Che roba. Sunset draws near. Where we do not fall prey to enemy arrows. Non è stata una brutta missione, eh? Bush. Non so da che parte andare però adesso. Forse quello è il carro che ci dicevano. Allora, vediamo un po'. Ok, per ora solo guardandolo come storia non mi sta prendendo particolarmente. Mentre il gameplay visto così mi piace. Ma non è male il gameplay, infatti quello che stavo dicendo anch'io. È abbastanza divertente. Poi ovvio che qua siamo con altri soldati, magari. Una volta che si anda soli è un'altra roba. Vorrei capire se c'è la capriola però, perché... Far passare il tempo. Ok, puoi riposare a una locanda o approfittare di una delle panchine presenti in alcuni posti. Di notte non vedrai un palmo dal naso e il mondo brulicherà di mostri terrificanti. Ok. Perfetto. Oh.
Cioè, praticamente la mela marcisce nel tempo, ma può anche diventare sempre più utile. Dovresti però fare particolare attenzione ai cibi crudi, poiché consumarli quando sono marci potrebbe avere effetti collaterali. Alcuni oggetti e strutture che possono essere distrutti dai tuoi attacchi torneranno al loro stato originale dopo un certo lasso di tempo. Se io distruggo un ponte, dopo un tot di tempo verrà riparato. Allo stesso modo anche la frutta, le bacche e le varie piante ricresceranno. Figo. Ok, mostri dappertutto perché è buio, ragazzi, eh. Però siamo in due... Ma che cosa sono? Scheletri? Oh, di notte è tutta un'altra roba, eh? Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Board the ox cart and... Anche perché è notte. Non possiamo rischiare. Ox carts make for relatively safer travel. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. Posso sonnecchiare. Oh, ho messo sonnecchia. Ciao Marco, buonanotte. Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Ok, ci penso io. Niente, ci abbiamo provato, ragazzi. A sonnecchiare. Ma si vede che non è possibile. Seems we drove them off. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? Vado senza. I hope to see you in the capital anon. Rischiamo tutto, ragazzi, al buio. Allora, fatemi capire, dov'è che è? Oh, che cavolo sta facendo qua? Ah, caspita, una bella porca misera, dovevo andare... Ok. Vabbè. Ho fatto una cagata, mi sa. Ma sì, oltre a tanto adesso... Guarda, volevo provare ad arrivare alla capitale o al prossimo falò o alla prossima... locanda e chiudo la live. Quindi andiamo un po' a letto tutti, però... We have found a material. Different combinations of materials result in di notte. Adesso siamo in quattro, non ci sono più le guardie. Ora siamo un po' nella cacca. Potrebbe essere quella la capitale. Guardate che figata, raga. Si vedono le luci. Guardate, aspettate, eh. Vedete? This will seem of little consequence, but the pawns in this party are women all. And I've no objections. Strike with fire's fury! Buono. Oh. Zitti, zitti. Ce ne sono un botto sicuramente, ho sbagliato perché... Salva, hai ragione. Bravo.
Bravissimo. Qua ce n'è ancora. Fischia, quello l'ho colpito bene. Mi sa che io ho fatto headshot a quello lì. E caspita, no? Uno che non si nasconde dietro l'albero. Fatto. Ma non proteggevano niente, ragazzi. Comunque. Scarabeo dorato. Quanto è alto? Ma non sembra altissimo. Ma perché sono caduto di faccia? Allora, fatemi vedere. Sì, praticamente posso tagliare così. Brutta roba, ragazzi. Cosa c'è lì? Very well. I shall return. Fatemi curare. Ma perché si è tuffato così? Non ho capito. Raga, cosa c'è lì? Ho visto robe strane. Tipo delle fiammelle blu, forse. Eccole qua. E quando mai? Schiava, che assalto che gli hanno fatto. Dov'è questo? Ok, qua c'è un accampamento, ragazzi, eh? Oh, buono, vediamo. Vediamo cosa succede. Così proviamo anche il campeggio, ragazzi. Infatti mi ha sbloccato il trofeo. Ok. Allora, vediamo se posso cucinare. Bistecca. Buonanotte, Ile. What say we get some rest? I'm not sure I can face a trek with my belly so full. Indeed. Ma come l'ha cucinata bene? Surely we've time for a short kip ere we continue on our merry way. Riposa fino al mattino. Eh? Pensa a te. Non avremo più molti problemi. Ok. Caspita, di notte è tosta, eh? Sì, è giusta così. Dai, raga, ci siamo quasi. Ci avviciniamo lì. Freshly rested as we are, there's that all to be about. Try not to get hit. That rim goes to waste. You're soft. Do you try not to catch cold?
Daniella è quasi morta, raga. No. Preso. Dove sono gli altri? Magic's are at your disposal. Ok. Carne stagionata. C'ha pure i lupi, oh. That was incredible. Never have I encountered such a strategy. Allora, vediamo, eh. Poporo popo qua sotto e poi si va di qua. Believable. Ah no, mica questa la strada, oh. Ma tu? Buono ragazzi, soldi a palate. Che nefasta è diventata fortissima. La strada è quella buona. Adesso dovrebbe essere tutta dritta. Guardate altre persone. I suppose tis too much to ask that we pass. Hang in there, master. I'm coming to assist. Grazie. C'è più gente, quindi vuol dire che ci stiamo avvicinando a qualcosa di tranquillo? Qui c'è un luogo. Now there's a worthy prize. If only 'twant so far away. Quale? Ah, lì sopra. E come cacchio ci arrivo? Oh! Quanti sono? Pensate, è un assalto di lupi. Sì, sì, per ora non abbiamo trovato neanche un'armatura, però... Vediamo se poi si può... Take this with my... 1200. Vedete, comunque abbiamo preso un bel po' di roba. Vediamo poi se magari vendendo qualcosa riesco a comprarmi qualche armatura. Però sì, abbiamo fatto tutta la live con gli stracci. Cos'era? Cos'è? Ma porca trota, cos'è? No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm. Bustami l'arco col fuoco, bravissimo. No, nefasta, resisti. Sei la nostra forza, porca miseria. Fermo, infame. No, mi ha buttato giù. Perhaps
I've underestimated this one. Time to heal up. Hold just a moment. Danielle è salita. Anche nefasta. Troppo forte. Non ce la facciamo, eh? Ma sta portando via nefasta, oh! Si è preso nefasta, se la sta mangiando. Porca puttana. Raga, si è preso nefasta, se la sta mangiando. Cioè, si è preso nefasta, se l'è portata. Meno male che ho salvato. Non se la sta mangiando, gli sta spezzando le ossa allora. No. Ma ancora qua è l'ultimo salvataggio? Non ce la faremo mai. Dai che lo sfianchiamo stavolta, porca miseria. Dai, lo molliamo. Focus. A moment of a decision may spell out doom. Una barra gliel'abbiamo finita. Ne manca un'altra. Dov'è? È caduto! È caduto giù! E ho capito, ma... Il premio? Fischia ci ha bustato un botto la... Guardate, ci ha bustato un botto sta roba. Sì, ma ragazzi, ma quel calcio volante mi ha seccato. Ma dov'è il premio? Ho capito che è caduto giù di sotto. Mi sa che non c'è più. Fischia ci ha dato un botto di punti, eh. Questo cos'è? Sempre falò accampamento? Ah no, è una... Pensate... A...
Allora, vediamo se c'è qualche pedina tipo di livello 9. No, livello 10 posso ingaggiare gratis. Fino a livello 10. Vabbè, questa 31 si potrebbe anche fare. Niente, di livello 10 non c'è un cacchio. Cioè, c'è Gwen, ma non voglio un altro arciere. Tipo Darkan, livello 19. Niente, sì. L'unica sarebbe prendere un livello 11. Vediamo se rientrando me ne dà altre. Due. Dawn. Dawn, Yvonne e Yuki sono disponibili a zero. Dawn, Yvonne e Yuki. Vediamole. Yvonne. Ma che tipo? Ma è interessante. È gratis anche questa, Dawn. Questa è gratis. E Yuki. Sono indeciso tra Dawn e Yvonne. Ma farei Yvonne perché sembra forte. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Ok. Mentre l'altra era questa. Are you certain you're happy to have me along? No, meglio l'altra, raga. Ah, dici che ho troppa roba in tasca. E adesso infatti vediamo. I am a fighter by trade. Send me to the Vanguard. Dov'è che è? Anna congeda. Gli regalo erba di campo. Sì, la valutazione. Nessuna perché siamo di livello troppo basso. In questo momento è inutile. Daniela, che livello è? And use them when the need arrives. Nothing to report, I'm afraid. Daniela, che livello è? Scusate. Fischia 2, no? Did anyone else see that? Ort catches the light. È ancora livello 2. Ecco perché magari abbiamo fatto anche fatica prima. No, che pirla. Devo abituarmi. Ok.
Pischia, non c'è nemmeno una gratis. Allora, adesso proviamo, ragazzi, comunque quella roba lì, eh. Prima di chiudere la live, proviamo a vedere un attimo gli equipaggiamenti. Niente, gratis mi sa che... Gratis mi sa che è difficile. Allora, l'ultima volta. Se non ce n'è gratis, niente. Ok, c'è Charlie, però è un mago. Eagle. Pedina Princi. Charlie, che ha due Charlie, eh? Eagle 1, Pedina Princi. Vediamo, scegliamole per l'estetica allora. Charlie Fortino, è bravino, sembra un bel maghetto. Pedina Princi, bruttissimo veramente. Eagle, robe. Potrebbe essere utile. Pleased to make your acquaintance. Sì, al posto di... Sì. All told, I'm rather satisfied. Let us work together to honor the arisen. Ok, abbiamo una squadra tutta da 10 in teoria. Quindi ora... Dovremmo pestare un po' meglio gli avversari. Eagle, Yvonne e Nefasta. Tutte ragazze. Finalmente riusciamo a passare anche sto punto. Ah, e poi mi avete detto che sono troppo pesante. Sono ancora pesante io, fantastico. Fischia? Vabbè, la prossima vendo un po' di roba. Ciao Gino. Ma ragazzi, ma non c'è la schivata? Rotolare, non lo so. Of which, look how many women we count among our number. And I've no objections. Ha detto guarda quante donne ci sono tra noi. Non ci sono nemici in questa zona. Lì ci sono anche dei bufali, guardate. Che strano. Solo il ladro, eh? Ok, l'arciere no, ho capito, ma quando mi vengono addosso io non posso assolutamente, cioè, controbattere. Bruttissima questa roba. Che mi devo far pestare? Che succede? Perché hanno attaccato... Ah, ci sono loro! That,
Oh, la miseria, oh, stai calmo. Ok. Oh, ci siamo però, eh. Ci sono delle abilità per svincolarti, tipo il calcio. Però è l'attacco in salto con l'arciere. Lo so. L'ho visto prima. Però vabbè, adesso finiamo la live in bellezza. Io vado a vendere Master, quasi tutto. It would be prudent to rid yourself of any excess items. Let's see. What can we do without? Ecco, bravi, di cosa possiamo fare a meno? Cioè, cosa che posso vendere tranquillamente? Quello. If we're to destroy this, it will have to be from the other side. Forgive me if I do not jump for joy. Ora siamo un bel gruppo di guerrieri, eh. Sì, sì, l'ho letto prima, Ash. Era nelle abilità, però mi sa che ancora non l'ho sbloccata. Devo andare a vedere le abilità. Particolare sto. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Fascinating. Quite. Though no definitive records remain. Out! No, non è. Non è brutto, Sabbo, non è brutto. Solo che. Magari. Boh. È il solito problema delle aspettative alte. Il problema forse è che, a meno che non lo faccio in live, è difficile che lo finisco. You are approaching the gates of Vernworth, capital of Vermont. None may pass without the proper documents. If you've an entry permit, an invitation, or proof of citizenship, present it now. Perché lavoro proprio sui videogiochi, quindi devo praticamente giocare a tutt'altro, purtroppo, e non avrei proprio il tempo. Guarda, io non vedo l'ora che esce il nuovo Monster Hunter per PS5 che ci chiudiamo. Secondo me ci chiudiamo nelle live e facciamo solo quello. Come abbiamo fatto con Skull & Bones, che ho fatto tipo 25 live. E comunque Skull & Bones ad ogni stagione vi porto la nuova stagione, quindi affronteremo magari nemici, eccetera, eccetera. Però credo che anche il nuovo Monster Hunter sarà bello frequente nelle live. Aspettiamo anche Sea of Thieves su PlayStation. Oh, I see. So you are to meet with Captain Brandt. I shan't impede you then. Come with me. Sì, ma sono ancora mezzo nudo, però. I was informed of your coming would be arisen. E quindi? Captain Brandt, you should know that this individual fought valiantly to defend the troops. The Watchhead told me himself. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler. Ah, ok, vedete che sono due. It follows, therefore, that this ruffian you must submit to questioning. If you value your life, I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. Ma? Gran passo. Sì, sì, Sabbo, sicuramente. Anzi, adesso che ho scoperto che c'è un intrallazzo devastante qua. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Pesante. Non capisco. Then you have truly lost your memory?
In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. Dai, spiega. You, and no other, are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. E quindi chi c'è adesso sul trono? Non ho capito. Some days passed. You confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, and in Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Attenzione, intralazia corte. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the arisen had been found. To Disa, your majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands. Minchia, manco il trono di spade. Ma manco il trono di spade, ragazzi. Sì, sì, lo so, Ivan, ma credo che continuerò con questa storia. Thus, Disa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead. A mere puppet. Manna. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. Porca miseria, che intrallazzo. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Wow, che bordello. Gravissimo. Ah sì, beh, poi con la creazione del personaggio puoi fare chiunque. Sì, sì, Sabo, ma lì anche la narrazione è proprio una roba completamente diversa in quel gioco. Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Lo so, Ivan, effettivamente è strano. Consarn it! Get back here! Ma dove è scappato? Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Ma che ne so? Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? T'would seem I am in your debt. E cosa mi dà in cambio? Dammi dei soldi. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. No, sei tu che mi devi qualcosa, non io che ti ho fatto favore. Aha! There you are! Eccola lì. Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next week. Good to see you, Master. Io devo capire un attimo cosa posso vendere. The sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard?
Dovrei vendere roba. I've all manner of arms for sale. Come. Cioè, di sta roba qua che cosa me ne fa? Cioè, ci sarà qualcosa che posso vendere? Ma che palle. Cioè, serve tutto per che cosa? Per... Devo capire cosa posso vendere, ragazzi. Devo fare una cernita. Vediamo cosa da vendere. Tipo, il mio arco fa cagare. Questo è un arco. Va a 167, questo persino a 190. Però 10.000. Che ce li ho, eh? Paradossalmente ce li ho. Ma lo prendiamo un vestito per quell'altra, per favore? Aspetta, aspetta, che adesso ti sistemo. Welcome to Bjorn, and quality is what you need if you want to survive. Serve un vestito per la nostra maga. Nefasta. Che fanno tutti cagare, però. Questo è carino per lei, dai. Oh. Cioè, fosse uno degno. Questo, dai. Mi dia. Anche perché gli altri sono sicuramente più potenti. Però gli sta malissimo, cazzo. Questo gli sta veramente male. Dai, via, uno. Sì. Pantaloni sempre per nefasta. Non ha tipo... Bello. Il diadema fantastico. No, per adesso lasciamo così. Before you check the price, just... E io? Ma è possibile che sono in giro senza pantaloni? Allora, vediamo. Ciao, ciao, Sabo! Ah, cioè, praticamente gli scarabei... come funzionano gli scarabei, ragazzi? Cioè, non è una cosa che dura un tot di tempo. Cioè, per sempre. Scarabeo raro che luccica come l'oro. Consumarlo aumenta il peso trasportabile anche la pedina principale. Oh. Bello. Però a me comunque viene voglia di vendere tutto. Potenzi equipaggiamento, no? Tipo... No. Cosa ci metto dentro? Per potenziarlo.
che è una cagata potenziale. Però dai, almeno mi sono fatto un'idea. Mi sono fatto un'ideuzza. Allora, ragazzi, si è fatta una certa veramente. Mezzanotte. Sono arrivato alla capitale. Facciamo un bel salvataggio. Allora, vi ringrazio tantissimo tutti quelli che sono rimasti fino a quest'ora. Siete ancora in 20, quindi vi ringrazio. 20 a mezzanotte, robe. Il Divers bellissimo, però bisogna essere in gruppo. Perché da solo no. Però... mi sta iniziando a prendere adesso, forse. Vediamo, vediamo se dargli un'altra possibilità. Sì, non è stato brutto, dai, non è stata una brutta serata. Secondo me all'inizio, allora, ci siamo divertiti ovviamente con la creazione del personaggio e poi tanta roba con il resto, quindi vediamo cosa fa se mi carica direttamente lì. Secondo me sì. Sì, perfetto, ok. E vi stavo dicendo, grazie mille. Allora, la prossima live dovrebbe essere giovedì. Sinceramente non so ancora il gioco che porterò. O facciamo un'altra di questo, o se no potrei davvero portare qualsiasi cosa. Adesso vediamo. Skull and Bones. Per adesso è un po' lento. Nel senso che l'unica cosa è farmare e sinceramente con la peste non droppa nulla, quindi devo ancora capirci bene. Bisognerà fare tutti i livelli della stagione, quello sicuramente. Però vediamo un po' cosa portare giovedì. Magari se avete qualche idea voi scrivetemelo sempre nei post della community o sul Discord. Sul Discord che lì possono scrivere solo gli abbonati. Vi ringrazio ragazzi, veramente grazie tanti. Mentre le pedine parlano come dei dannati, va bene. Grazie a tutti raga, veramente. Oh, ma state zitti o no? Porco schifo. Mamma mia, che cos'è? Buonanotte raga, grazie ancora a tutti. Alla prossima. Ci prepariamo la live anche per giovedì, eh. Vediamo. O giovedì o venerdì c'è un'altra live, sicuro. O giovedì o venerdì, non lo so. Vediamo. Vi faccio sapere comunque su Instagram e nella home del canale. Tanto trovate la miniatura. Buonanotte, raga.